Ehi, la ciurma. È ora tu di tornare in carica. Non mi ha aggiornato però il titolino, mi sa. Aggiorna informazioni. Ok, adesso dovrebbero essere a posto. Mi sembra di averle sistemate prima, ma mi sa che invece non era così. Ok. Oh, buongiorno, buonasera, commentatore video, buonasera, benvenuto. Speriamo che vada bene, sono in altro luogo di nuovo perché queste pandemie ci spostano, ci muovono, ci fanno passare i nostri giorni migliori in vari posti e quindi la connessione è peggiore, la qualità è peggiore, non ho il green screen e tante cose, però devo smettere di guardare me stesso, vado a guardare voi. E niente, quindi ho resettato di nuovo tutto 30 frame al secondo, 480p, spero che come audio sia a posto, spero che come video sia almeno tollerabile. E nulla, diciamo che siamo pronti. Controllo il titolo. Ho aggiornato prima. Da te non lo dà aggiornato adesso? Perché io adesso sto provando a guardare e dovrebbe averlo aggiornato. Ah, ora è a posto. Infatti, per il primo è rimasto quello sul Idaho di American Truck Simulator. Perché ho fatto dei test prima, mi sono dimenticato di aggiornare. E ho fatto dei test sulla banda, mi ha detto che non aveva perso pacchetti, speriamo che regga con le impostazioni che ho fatto prima. Ho fatto una mezz'oretta di tentativi. Tra l'altro abbiamo ancora Psychonauts in pausa delle live, me lo ricordo, non me lo sono dimenticato. Abbiamo in pausa una serie su YouTube, ma prima o poi tornerò un pochettino più attivo, speriamo più prima che poi. Allora, ho ricevuto intanto appunto, questo è regalo del nostro caro amico Xenon, Cooks of Delicious 3. Allora gli ho detto perché non lanciarci in live a vederlo, a vedere un po' com'è. Da quello che so è diverso, come sempre, e ci metterà di fronte a delle sfide davvero molto importanti. Allora, proprio primo avvio in assoluto, per cui allora, ho cliccato adesso. Adesso aggiorno un attimo OBS, cosa deve catturare. Vedo un attimo come si chiama la finestra e dove mi conviene mettere la roba. Forse in basso a destra. Proviamo questa roba qua in basso a destra. Vediamo poi, no, in basso a sinistra forse dovrebbe essere meglio. Però proprietà, catturiamo non Psychonauts ma Cook Serve Delicious. E vediamo se prende tutto correttamente. Fichissimo. Ah, tra l'altro lo cambia qua al volo. Benissimo. C'erano un po' di aggiornamenti di OBS che mi ero perso effettivamente. Ed è lui. Io sento l'audio un po' forte, ma non so se è un problema delle mie cuffie. Ditemi se per caso sentite l'audio di gioco troppo forte. Dagli slider di OBS sembra a posto che sentiate comunque più me che non il gioco. Però, ok, sì, il gioco sarà in automatico. Segui Chubbygans su Twitter. Lo faccio già, per cui niente. Allora, facciamo un new save file. Mannaggia quanto pollo fritto che piove, mi fa venire male agli occhi praticamente. Nulla, allora, cosa facciamo? Facciamo che iniziamo un nuovo giorno. Allora, qua ci sono delle indicazioni 00, borse, 20 centesimi, quindi 20 monete, e 0 chiavi. Upgrade truck, food catalog, customized truck. Ah, è un camion questo! Cioè, questo è il dietro del camion. Vedo dietro che scorre la strada. Ogni tanto passa qualche macchina che ci supera sparata. No, bello questo!
Audio, controlli, keyboard, gameplay, mouse, credits, go back, back. Si precipitano forse un po' troppo velocemente questi. Social Slowed Quit. Niente, lanciamoci. Come tutorial mi confermi che è tutto a posto a livello audio? Prima di lanciarci su, non so, cazzino, qualche spiegazione di roba? Il volume di gioco, ok. Infatti mi sembrava che fosse strano che fosse tutto a posto. Lo mettiamo a 75, dai. Mi sembra buono. Back e pronti a startare. Cook served delicious 3. Tra l'altro, commentatore, tutto bene. Ci siamo sentiti davvero molto rapidamente l'altro giorno. Spero che tutta la sia passata bene. Sei uno in gamba, quindi confido di sì. The Questo è il year is Texas? 2041, and the United States is reeling from war. But that hasn't stopped business from booming. C'è pure un'introduzione Welcome's Paysville storica. recently opened its 1,000th restaurant. Chili Bowl bought a small island in the Pacific. And Max Wiener's continues to be in and out of various ventures. And as for Cook Serve Delicious, well, it continues to be regarded as the finest restaurant in the world. Until it was destroyed 20 minutes ago. What? Easy on the brakes, Whisk. Sorry, Cleaver. This old hunk of junk needs some love and care. Jeez, look at this place. Do you think anyone made it? Only one way to find out. Hey, Cleaver! I think I found a survivor. Give me a hand. On my way. All right. One, two, three, lift! Adesso rispondo, commentatore. Crepe, is that the chef from Cook Serve Delicious? I'm such a big fan. Chef, I've got some good news and some bad news. Your vitals look fine, just some minor scrapes and brain hemorrhaging, but your restaurant is. It's gone. I'm sorry. Cleaver, a word with you in private? What? What if we give Chef our truck and offer to help? You could be a guardian, and I could be the driver. Well, it would be nice to work with living people for a change. All right then, it's settled. Okay, well, I didn't like Hey, agree Chef! to. We have an idea! Serve delicious. È favoloso, cioè mind blowing. È l'introduzione migliore di sempre. Cioè, è a un livello pauroso sta roba qua. Cioè, la Terragon Tower è la torre in cui abbiamo creato il ristorante Cook Serve Delicious nel primo gioco. Che l'abbiamo fatta partire da vendeva solo delle schifezze, siamo arrivati fino alla 5 stelle, in parte insieme, in parte l'ho fatto da solo ovviamente, e fino a diventare un ristorante super mega rinomato. Mentre invece i primi che fa vedere che si espandono ovunque sono tutti quelli per cui abbiamo lavorato nel 2 come chef temporaneo, insomma, chef for hire, diceva, ingaggio temporaneo. E quindi adesso hanno fatto esplodere la Terragon Tower e il tizio salvato da questi due robot dentro il loro truck, adesso fa un food truck in giro per l'America. Cioè, non avrei dato nemmeno 0 centesimi per la trama di Cook Serve Delicious 3 e mi ha stupito tantissimo. Anche perché poi ti tocca nel sensibile, no? Cioè, sono cose che hai costruito tu nei giochi precedenti. E wow, inizia davvero col botto, davvero, inizio esplosivo, come dici tu, commentatore video. Sono molto contento, sono molto preso bene. E niente, wow. Ok, allora, welcome to Cook Serve Delicious Free. Let's learn the fundamentals of cooking in a food truck as we barrel down the highway at intense speeds. Good luck, chef. Uno su uno.
Ok, ah, Enter e Backspace. Ah, ci sono anche qua le medaglie, sembra. Quindi, se sono tutti perfetti, oro. Se sono meno di 8 quelli arrabbiati, sono argento. Se sono più di 15, è bronzo. Cioè, no, se sono tra 1 e 8, sono argento. Se sono, eh sì, meno di 15 arrabbiati. Se sono più di 15 arrabbiati, non prendiamo un fico secco di nulla. Good to Vediamo un see you, po'. Chef. Ma io non so niente, mi spara già così all'improvviso. Ah, ok, welcome chef. Before we get to our first stop, let's make some food in this food truck. Ah già, è vero, perché è una meccanica che ho visto effettivamente nelle anteprime di cui in cui parlavano di Cook Serve Delicious 3, è quella del fatto che mentre gli appetizer nel 2 te li preparavi in tipo mezz'ora prima che aprisse il ristorante, adesso hai dei momenti tra uno stop e quello successivo del food truck, in cui appunto non hai degli ordini, ma puoi prepararti delle cose, delle basi per le ricette, che ne so, il pane lo metti a tostare, oppure prepari la base per la zuppa, eccetera, eccetera. Pulisci la carne, eccetera, eccetera. Allora, click any holding station or press on the list key. Ah, le holding station sono quelle su in cima, come nel 2. Today's menu board tells us how many orders of each food people will want at the next stop. Let's start prepping some food. Ok, hanno già ordinato, praticamente da asporto. Quindi vogliono 12 pretzel. Quindi facciamo pretzel. Pretzel. Classic pretzel. Ok, C. Ok. Poi andrei sull'F2, faccio A e faccio. Ah no, erano German queste. Cavolo. Vabbè. Iniziamo bene, abbiamo già sbagliato. Che vuole German, ok. F3 ne facciamo altre di Classic e F4 ne facciamo altre di German. German, ok. Oh, là in alto a destra ci dice tra l'altro anche quanto tempo manca. Per cui in basso a sinistra non dovrei disturbare nessuno io con la propria faccenda qua. Stiamo arrivando, ok. Arriva la gente e ci sono i pretzel come appunto ci avevano chiesto. Noi li riserviamo tutti e 12. E ci siamo. Ok, some orders are special orders that must be made individually. Instead of in a batch in a holding station, select the order when it comes into a prep station. Ok, ovvio non possiamo farli tutti di massa, ce ne sono alcuni specifici. Ok, questo per esempio è un waffle e close. Ok. Mi tolgo solo l'orologio perché mi sa che dovrò pigiare di tastiera con violenza qua, per cui. Abbassare leggermente ancora la musica. Aspetta. No, ho skippato il coso, non ho letto cosa diceva. No, le opzioni però dove ho le opzioni qua? Aspetta, allora lo modifico un attimo da OBS. Mi spiace che abbassando da OBS non abbasso, cioè abbasso il generale alla fin fine, non la musica. Dopo lo rimetto a posto quando riusciamo a. Ok, e ci metto dip cone e butter. Ok, dovrebbe essere a posto questo. Ah, altri brezel dice. Ah, perché ne vogliono 8. Quindi F2 A Classic. Ok. No, stiamo già arrivando. Mannaggia, il gelato non è pronto. You can also call whisk and cleaver, che sono le due robottine, per aiutare a servire gli ordini. Click on the sign below or press CTRL to get them to order to serve all orders that are ready. Ok, proviamo. Ah, e le altre dobbiamo aspettare perché non si sono cotte in tempo, abbiamo fatto troppo tardi, vai. Ah, un cooldown l'altra per servire. Grande. Provo a fare altri stop da solo. Allora, ne chiedono 30.
Classic. Classic. Poi facciamo i coni. Waffle close. No, due. Waffle close. No, tre. Waffle close. Allora, l'uno. Deep cone. Vanilla e R. Shebert. Cos'è S? 2. Dip. Vanilla, vanilla. 3. Cookie Dug. Cos'è Cookie Dug? Con la D. 2 Cookie Dug. Iniziamo già a essere nei guai comunque. 6 anche? Ok. No, 7 lo possiamo servire. Anche 1, 2, 3. 4 dobbiamo fare. 2 Rocky Road, senza altro. 1, 2, 3, 4 andati, 7 andati, 1, 2, 3, 4 andati, 5 e Mint Choc con la M, Butter con la B e ci siamo, il 6 sta per scadere. Butter, butter e... No, non ne ho più! Non ho più brezze, non ho contato che avrei dovuto farne altre. Speriamo che non scadano, mannaggia. Se no perdiamo proprio malissimo all'inizio. Ne metto altre nel dubbio. Ok, vai tu, servi tutta sta roba. Per fortuna si fanno in fretta i brezel. Quante ce ne mancano ancora? 6. Ok, con le ultime 4 dovrebbero bastare. Perfetto, ottimo. Perfect stop. Ah, route complete? Ma bravissimi, top di gamma. Bravi ragazzi, è un successo per tutti. È un successo per tutti, sono felice. That's pretty darn impressive, eh? Infatti. Cos'è che abbiamo vinto allora? Cos'è sta roba? 54 da 0. 0 da 1. 0 da 2. 7 da 3, 0 da 4, 0 da 5. Probabilmente sono i cibi in base a quanto costano. Probabilmente i brezel costeranno un dollaro, mentre invece magari i gelati costano 3 dollari. 0 di delicious bonus. Ok. Infatti non abbiamo fatto i perfetti. Abbiamo fatto solo i 61 buoni. Non i perfetti, perché probabilmente hanno bisogno dell'appetizer come nel 2. 75 dollari in Idaho Potato Skins. Cioè 20 cc. Lol. Però questi 3 qua sono delle altre robe. Chissà cosa sono questi affari. 0 di non so che cosa. E 0 di circuiti. PS7, HS4, 0 Point Menu, Chill Mode, Chef University Day 1. Beh, c'è della roba che dobbiamo capire che cos'è. Ok, siamo in un parcheggio. Ah, ok, abbiamo delle strade diverse. Allora, 1 Tutorial, 2 Simply Solid. E questa è una strada chiusa. Chef University, Armonica. Ah, probabilmente sono delle cose successive che dobbiamo fare. Dobbiamo iniziare da questa. Tutto... Ah no, il tutorial è quello che abbiamo fatto. C'è la medaglia d'oro, penso che sia a posto. Questa ci dirà chiusa perché non abbiamo fatto il Simply Solid. Suppongo. Ah, sta. E chill ti dà infinita pazienza. Ma puoi arrivare solo fino a Silver. Ok. Mi piace che abbiano messo una modalità più facile, ma andremo sulla standard. Allora, prima che iniziamo il giorno avrò bisogno di preparare il menu. Ah, il menu come nel primo, bello il fatto di scegliere il menu. Ho analizzato la nostra strada e i potenziali clienti per scegliere i migliori cibi per il lavoro. Scegli uno slot per iniziare, ok. Quindi questi sono gli special order, dobbiamo 3 special orders e 3 holding station. Ha bisogno di 6 cibi. Ok. Se clicco qua cosa mi dice? Ok. Ah no, quello è per andare avanti probabilmente. Allora aggiungi finché non hai riempito gli 6 slot. Ok. Io non so nulla di questa roba qua però.
Cioè, i falafel li sappiamo fare. Cioè, i falafel, il brezel. Perché ho detto falafel? Ah, perché l'ho detto qua. I brezel li sappiamo fare e li mettiamo. Degli altri non so quanto sono difficili o meno. Non vorrei lanciarmi su qualcosa di tosto. Non mi ricordo il rosso cosa cambia dal giallo dell'holding station. Il rosso forse ha bisogno anche di una preparazione in più. Oltre che metterlo solo là. Ah, proverei a mettere dei churros che così a occhio mi sembrano facili da fare. E mettiamo della zuppa e di soup. Proviamo. E qua, ok, su tutte le robe che non sappiamo nulla. Gli special orders. Ma proviamo del grilled cheese, ok. Non c'è un modo per vedere di più. Ah, ecco, se fai col destro ti spiega. Marshmallow squares. No, questa è tutta della lore, vabbè. Ah, possiamo fare anche practice toggle stats. Ok, practice, vediamo col practice, non voglio provarli tutti però. 5,90 metri. Ah, adesso provo. Ah, ma probabilmente sarà M di Miles. Ma proviamo a vedere un attimo com'è. Marshmallow Crispy Bits Mix. Ah, è così facile? MCC WCM. WCM 4WCM 5WCM 6WCM 7WCM. Ok, mi sembra abbastanza facile. Ci sta, lo aggiungiamo questo Marshmallow Squares. Dove che l'hai visto 5,90? Prima l'hai visto. Ah, qua. Sì, sarà 5 miglia, 9, cioè saranno circa 5 km. Penso perché il creatore è americano, da quel che so io. Ma perché c'è tutto sto sfarfallio sul... Ah, no, sapete perché? Perché è rimasto il filtro, probabilmente. Dov'è che... filtri... Ok. Era rimasto il filtro per il green screen, quindi non si vede, cioè c'era quello sfarfallio strano. Quale mi ispira di più? Non lo so, sono davvero abbastanza indeciso. Cos'è che dice questo? Japanese cheese, vediamo, the dish made of pork and fermented vegetables. Questo sono quelle di granchio. Questo dalla Corea. Ah, quello dove... Crabs Japan. Ah, e dice in quali. No, è bellissimo che ti dice in quali. Cook Serve Delicious è apparso. Sono quasi tutti nuovi. Nel 3, questo c'era nel 2, questo c'era nel 3. Ma forse nel 2 non l'abbiamo mai fatto. Proviamo qualcosa di nuovo. Japchae, cos'è? Cellophane noodles e vegetables. Va bene, aggiungiamolo senza neanche fare pratica. Andiamo, falliremo malissimo probabilmente. Però dai, ci proviamo, ci lanciamo, spacchiamo tutto. Tanto la luce forse... Ok, così mi illumina meno di immenso. Di mero l'immenso. Ah, cosa che dice? Dopo che un giorno è completato, tutti i tuoi fondi verranno trasferiti a Crumb Coin. Ah, si trasformeranno in Crumb Coin, la leading cryptocurrency for all food purchases. The amount of dollars it takes to buy one Crumb Coin. Ah, i CC sono i Crumb Coin, questi qua in basso. Is noted in the exchange rate below your cash earned. Ah, ok, 20 dollari per un Crumb Coin. Gli altri restano automaticamente per il prossimo giorno. Ok, quindi suppongo che i Crumb coin ci serviranno per sbloccare delle cose. E boh. Pronti? Via. Abbiamo 3 stop da fare allora. Uno
Brezel ne chiedono 8, quindi facciamo F1, F2 di Brezel. Poi F3, allora facciamo la soup, ne chiedono 7 di soup. Egg, chives, mushroom, ok, F4, ci mettiamo i churros. Allora, no, sopra il minore qua, allora butter, poi bread, butter, cheese, butter, bread, butter and cook, ok. Il 2, oddio, dungni, mayon, red pepper, spinaces, ok. 3 vuole, di nuovo S, N, D, V, C, H. Spero che non ci chiedano delle varianti strane. Ma posso spedirli questi? Ah no, li tieni in caldo, ok. Quindi questi li sparo via. Questi li sparo via. 2, 6, 7, 3, 4. Allora, S, N, D, V, C, H. Tu sparami la roba fuori. Allora, qua abbiamo bisogno di fare dell'altra zuppa. E, C, M. 5, 6. Però è comodo che c'è la tizia che ti serve in automatico, perché così spari lei e eviti di premere delle cose per sbaglio. Mi scusi signora per la zuppa, avevamo il tavolo pieno. Ottimo, perfetto. F4 lo butto. That was amazing, ottimo. Allora, dobbiamo fare dei brezel, potentissimi, spariamone intanto 4. Poi ce ne manca dei churros, che tanto gli altri sarebbero andati a male, quindi mettiamo quello. E niente, di soup non ci servono. Via. Allora, S, N, D, W, C, H. S, N, D, W, C, H. E 3, S, N, D, W, C, H. E spariamo lei. Ok. Vai. Vai. No, non abbiamo più Brezel. Cribbio, non ho pensato che ce ne servivano ancora. Non ho contato bene. Ho sbagliato io. Ho sbagliato di brutto, tra l'altro. Speriamo di non fallire tutto questa storia qua. Signora, abbia un attimo pazienza. Errore dello chef. Le prime armi. Anche, sì, no, è il cuoco di Cooks of Delicious. Però, diciamo che ne è passato di tempo. Ci sono state delle difficoltà. E vediamo un attimo cosa dobbiamo fare. Final stop, ok. German. Abbiamo bisogno di tanti brezel, ma quelli ci mettono poco a prepararsi. La soup, ECM e poi F4. Mettiamo degli altri churros. Qui abbiamo bisogno di tanta roba. Allora, questo era WCM, l'abbiamo provato prima. Questo è SND, WCH. SND, WCH. SNDWCH. Poi probabilmente questo cambierà di volta in volta. Non penso che sia sempre identico. Che ce lo fa, dai. WCM 6. Proveremo anche il 6. SNDWCH. Servi tutto per piacere. Servi tutto per piacere. Servi tutto per piacere. Ci siamo liberati di uno. Spariamo dentro dei brezel. Ah, Cribbio, abbiamo bisogno di tutto ancora. Altre soup, ECM. E poi abbiamo bisogno di altri churros. Non so se abbiamo bisogno di altri brezel. No. Dobbiamo solo aspettare la zuppa e i churros. Ah, no, abbiamo bisogno di altri churros, mi sa. Infatti. Oh, ce n'è sempre una che rimane sola, mi spiace signora. È sempre lei, quella con gli orecchini. No, l'altra era più elegante, era vestita più elegante. Com'è, cosa te ne pare, commentatore, di questo nuovo Cooks of Delicious? Di nuovo gold, perfetto. Anche i palloncini come nell'uno. Bello. Bello. I'm speechless, visto? Grazie. Allora. Ah, sono salito di livello, ok, questo è il livello.
Abbiamo convertito in 4 crunch co coin, come si chiama? Crump coin. E un chip, non so cosa sia questo chip qua. Sì, è vero, è bella l'idea del riposarsi un attimo tra una cosa e l'altra. Ah, ok, infatti adesso ci dà la cosa successiva. E poi cos'è che qua? Infatti l'altro. Ah, questo è quello che ci serve. Almeno 3 bronzi, almeno 5 bronzi, almeno 3 argenti, almeno 10 oro. Almeno 3 bronzi, almeno 4 bronzi, almeno 6 bronzi. Ah, ok. Adesso c'è anche lei. Lei c'era prima. Boh, non lo so. Exit. Ah, questa è l'ultima. Ah, the final day. Probabilmente uno può skippare le parti e andare più avanti. Vediamo, ma io non posso potenziare in qualche modo. Ah, ma ci sono che. Sono dei territori, quindi noi siamo qua per adesso, ma poi dopo ci sarà tutta un on the road. Ma il food catalog com'è? Ah, ok, ci sono alcuni che non ho sbloccato. E come li sblocco? Ah, ok. Con i soldini là. Ci sta effettivamente. Allora, scusate, vi metto un attimo il discorso del. Dicevi la musica solo di abbassare. Ah, mettevo la musica al 30% e rimetto qua il volume correttamente a meno 26 e 7. Meno 26 e 4 era. Ok, dovrebbe essere. E poi ci sarà upgrade track, probabilmente forse con questo. Customize track, boh. Ok, siamo qua. E abbiamo. E non è male comunque anche il fatto che sia a livelli, però ha una progressione come il primo. Standard. Allora, questo menu ha 3 punti di richiesti. Dobbiamo quindi comprare. Adesso ce lo spiegava. Ok, mi sono spoilerato della roba. Dei cibi di livello più alto. Ah, ok. I numerini che ci faceva vedere là è il livello del cibo. Quindi compra e posiziona almeno 3 cibi di tier 1. E il tier è anche la difficoltà. Benissimo, cioè benissimo fino a un certo punto, perché dovremo penare come non so che cosa a un certo punto. Allora, quindi facciamo che. The more food costs, the harder it will be to make, but you'll also earn more money and experience. Ok. Ok, questi sono tutti 0, qua ne abbiamo di 1. Ah, ok, gli altri sono tutti di uno. Questi me li ricordo, no? Che odio il turkey slice, sausage slice. Nel 2, in quel livello là, mi ero bloccato. Cioè, là dove avevo smesso a un certo punto perché scleravo troppo, non riuscivo più a starci dietro. Cosa possiamo mettere? Questi sono comodi, però andavano male là. E ci mettono un sacco di tempo a prepararsi. Però uno di quelli lo prenderei quasi quasi. Questi erano facili se non ricordo male. Questi li metto. Purchase, quanto mi costano? Uno. Va bene, ne ho 27, giusto? Sì. Poi comprerei uno di quelli che mi inquietava. Nel 2. Tipo, cosa mettiamo? Turkey Slice. Dai, mettiamo Turkey Slice. Sì. Lo aggiungiamo al menu. Ho bisogno ancora di un punto. Io li metterei nel. No, beh. Mettiamo due nelle holding station. Mettiamo un altro da zero. Che ci sia più easy peasy. La zuppa non era male, dai. Poi, allora, special orders. Dobbiamo metterne uno di livello 1 almeno.
I cookies mi sembrava che non fossero troppo difficili, ma anche il banana foster me lo ricordo, infatti c'era anche nel Cookies of Delicious 1. E non erano male i banana foster da fare. Se si c'è Krauti. Sì, dai, mettiamo banana foster che ci sta. È un cibo che ci accompagna da Cook Serve Delicious 1. È proprio bello averlo ancora con noi qui. Tanto sono inquadrato in modo un po' strano. Ma perché la webcam è un po'. Se io la sposto più in qua. È meglio? È meglio. Sì, aggiungiamolo al menu di oggi. Allora, due cibi richiesti, ma i punti ci siamo. Per cui direi che facciamo. Cos'è che abbiamo messo là? Mashed squares, ok. E grilled cheese non mi è piaciuto tantissimo comunque. Questo l'avevamo poi messo alla fine. Forse no. Proviamo questo japchae. Che si chiama proprio japchae, sì. Non me lo ricordo questo japchae se l'abbiamo fatto. Boh, mettiamo comunque. Pronti? Ci proviamo. 3, 2, 1. Allora, tutto quello che guadagni in un giorno conta per Yum, che sta per Your Universal Mastery. Earning Yum levels. No, earning Yum levels you up, which earns you new parts for your food truck. Ok. Ah, ok, quindi ci ha dato una componente per essere saliti a livello 1, forse per quello. Earn parts to add and upgrade components for your truck, such as more holding stations. Ah, bello così, no? Cioè, ha preso le cose belle del 2 e le cose belle dell'1 e le ha fuse insieme. Mi sa che questo può essere davvero il Cook Serve Delicious definitivo, da quello che sto facendo vedere per ora. The upgrade truck menu is unlocked once you reach Yum level 5. Ah, ok. Ah, e questa è una Yum, questa roba scritta qua, Yum, ok, sembra un palazzo, una lettera giapponese. E tra l'altro mi piace quando ci sono le scritte in giapponese come lo scorso, mi piacciono quelle scritte in giapponese. Allora, vogliono due bis gravy, quindi facciamo dei biscotti e poi tanto dobbiamo cuocerli e... Allora, turkey seasoning, poi dobbiamo tagliarli e questa era ECM. Però dobbiamo farne altri di quelli, perché tipo cos'è che ne vogliono? Ah no, ma ne facciamo 18 e ne facciamo 6, quindi no, siamo a posto. No, no, volevo premere uno. DRS, no, forse l'abbiamo fatto la prima sta affare, ma forse solo uno. A2, USDR. Che bello quando i banana foster si sparano. E poi li teniamo in caldo, no? Ci sta tantissimo sta... Cioè... Ero molto titubante a tratti di Cook Serve Delicious 3, ma sono contento. No, non è vero, sono contento di avergli dato una possibilità, perché in realtà è Xenon che gli ha dato questa possibilità e ha dato a noi la possibilità di vederlo insieme e poter celebrare la bellezza di Cook Serve Delicious, dei giochi fatti bene. Allora, USBR, mi spari fuori l'ordine per piacere, grazie ancora. Ancora un po'. Ah no, quelli hanno bisogno del. Di essere confezionati, è vero. Sparami fuori gli altri. Grazie. Allora, abbiamo bisogno di C e CM, ma non so se ci bastano. Ci bastano? No, infatti. Ma come di già il next stop? Scusatemi, ma io sto ancora preparando i special orders. Spara fuori quelli. Biscuit gravy. Ok, via con i prossimi. Allora, vogliono dei biscotti. Il coso rischia di andare a male, mi sa. Facciamo una nuova zuppa ECM e facciamo che refreshare il tacchino. Poi questo è DRS, questo è DRS e il 3 è USDR.
Più che altro perché avevo paura che il tacchino mi scadesse e poi mi andasse male prima di arrivare alla fermata, per cui UCM. Ah, mettiamo tutto in caldo USBR. Mettiamo in caldo anche quello. DRS. Ah, questo dobbiamo fare BG. BG, 3 BG, spara di fuori, 7 BG, 2 BG, 5 BG. No, abbiamo finito i biscotti? Non ho fatto bene i conti, mannaggia. Ma non avremmo avuto abbastanza holding station comunque, perché ne avevamo due di zuppa, uno di biscotti e uno di tacchino, e non ci sarebbero stati comunque. Allora, BG, BG, 6BG, 7BG. Vada. Cosa ci serve ancora? Ah, niente, finito. Una fetta di tacchino. È vero, carino. Ma anche, tra l'altro, cioè, mi sa che è uscito prima del Covid sta roba qua, però effettivamente consegna a domicilio alla grande. Però non c'è distanziamento, dove sono tutti ammassati a prendere il loro pacchettino di cibo, per cui. Ok, siamo a metà del livello 1. Abbiamo fatto 42 ordini di livello 1 e 31 di livello 0. Ma 1 e 0 ci pagano uguale, quindi non è che ci abbiamo guadagnato così tanto a passare al livello 1. Però non ce ne dava di livello 2. Ci ha dato 4 con Cumber qua. Boh, ok. Che ore si sono fatte? No, abbiamo ancora tempo, dai, ce la spariamo un'altra. Ah, new trinket unlocked. Ah, possiamo customizzare il nostro Trux. E abbiamo sbloccato A, quindi abbiamo finito A, quindi possiamo fare dei livelli da altre parti. In questo, andiamo un attimo indietro. Ah, no, ma devo arrivare a livello 3. Ok, mi ha sbloccato una roba, ma non sono a livello 3, quindi non possiamo fare ancora niente. Allora, di B abbiamo l'1 che possiamo farlo facile. Questo ci mancano ancora due livelli e questo lo faremo davvero tanto più in là. Summertime Buffet. Qual è che si ispira di più? Vediamo un po'. Questo è tutto chiuso, questo è tutto chiuso. Summertime Buffet no, non mi dispiace. Voglio provare Summertime Buffet. Ma io pensavo di chiudere alle 22, però in realtà dipende anche un po' come siamo messi, come la storia. Vedo che ci sono altri due appesi insieme a te, che non si sono palesati, non so se non parlano italiano, se sono timidi. Ah, che bello, mi ha messo mi piace Chubigans su Twitter. Ho messo che ero in live tra 15 minuti e Chubigans ha messo mi piace. Bello, perché così magari capita anche qualcun altro che poi magari dice: ah, ma questo parla italiano, non capisco un Kaiser, e se ne va via sconfitto e triste. Chi è che è online? Qua tra l'altro mi dice: ah, no, mi dice gestisci il tuo canale direttamente al tuo telefono, ma a me non me ne può fregare di meno perché il mio canale sta bene. Andiamo di standard e vediamo un po' cosa ci chiede. Tre punti, ok. Allora, ah, ma ci suggerisce tutta roba che non abbiamo. Ok, dovremmo spendere dei cucumber qua. Però in caso possiamo poi rifarne degli altri per guadagnare altri soldi. Penso che non sia impossibile, insomma, da rifarli per guadagnare soldi in più. Allora, vediamo un po' se c'è qualcosa che ci ispira. Tra l'altro, commentatore, se vedi c'è sempre qualche cibo che ti ispira, che vuoi suggerire, tu dici pure che è sempre carino ascoltare i vostri suggerimenti. Poi soprattutto i tuoi che appunto sei compagno del canale da molto tempo. Pizza Slice, questo c'è dal pri... non c'è... ah, ok, perché nel primo era diversa la pizza, non era a fette, forse c'era un'altra diversa. Spaghetti c'era nel primo? No. I pancake? Sì. Quanto costano però quei cibi di livello 2 da sbloccare? 2. Ok, in base al livello. Sono 2 cc. Ok, non mi sparo quello da 4 perché sono tanti cc. Anche se mi dà poi più soldi. Però
Potrei fare 2 da 1 e 1 da 2? I 2 da 1 e 1 da 3? Vediamo gli special che cosa c'è. Ah, ok, negli special posso sparare della roba così. Tipo questo ci sta di fisso. Poi c'ho Boba Tea che, boh, è nuovo. Fresh Fish, ok, è quello che in Cook Serve Delicious 1 era super mega facile da fare e ti pagava un sacco di soldi. Lo mettevo quasi sempre quello. Un muffin lo mangeresti, ok. Muffin lo spariamolo di sicuro. Via, ho comprato il muffin. Un muffin per commentatore video. E sono deciso questo gumbo da 3. Poi però magari spendiamo un sacco di soldi su roba che non riutilizziamo più. Proviamo a vedere la practice di questo gumbo, quanto è difficile un 3. Ah no, devo prima preparare la holding station, ok. Shrimp con la H, gibine con la E, celery, okra, onions, ok. Poi una volta che si cuoce, inizia già a essere complesso, però potrebbe essere intrigante fare qualcosa di tosto. Iniziare a aumentare la difficoltà. Poi al massimo possiamo cambiare, fare qualcosa di più. Ah, e poi li spari. Vabbè, ok, è uno con l'holding station in cui. Ok, però cambia. H, E, spazio, O, U. Ok, questi iniziano a cambiare. Una sorta di stufato di robe a caso fresche e meno. E facciamo ancora un altro giro. H-O-N-O-U. Ci sta, dai. Secondo me possiamo farcelo questo. Mettiamo il gumbo, sì, dai. E poi però l'altro farei French toast, non metto roba troppo difficile, anche perché so che vado a rendermi la vita troppo difficile. Allora, bisogna ancora di due cibi. La difficoltà l'abbiamo già messa abbastanza, per cui direi non scaliamo troppo con la difficoltà. E non spendiamo troppi soldi. Mettiamo le cose che abbiamo già qua. Però vorrei fare un po' di pratica, anche se sono facili, perché tutti i cibi nuovi non voglio farmi. KNP. KNP. Via. Ok, ci sta. Lo aggiungiamo e chele di granchio. Ah, ok, chele di limone. Benissimo, sì, easy. Avremo le holding station che sono piuttosto da preparare, ma vediamo un po', dai. Allora, lo voleva da 3 punti, ma noi l'abbiamo fatto da 5 punti, per cui alla grande, alla grande, qua spacchiamo tutto. Ah, cos'è che c'è? Perché c'è 21 così? Sì, questo ce l'ha già detto. Yum ce l'ha già detto. Holding station required foods must be creation in holding station, otherwise ok. Va bene. Ah, holding station optional, se sono quelli che puoi farli anche al volo senza holding station. Ok. Special orders sono ok, non usano la. Customers won't wait around for too long. Va bene. Ok. Lane lights. Ah, ok. Ok, se hai ancora tutti e tre gli affari verdi vuol dire che sei per loro. Se inizi a prendere delle cose rosse vuol dire che c'è una. Ok, questo l'abbiamo capito. Chill mode, è un modo per guadagnare medaglie argento e non stressarsi troppo.
I punti necessari, il tipo di cibo. Ok. Non giocare quando hai lo stomaco vuoto. E bevi, ok, allora noi beviamo alla salute. Se ti senti strano mentre stai giocando, vai a mangiare una pizza. Mi sembra un buon consiglio. Noi intanto beviamo, poi alla pizza magari ci pensiamo un altro momento. Accessibilità, ok, rebindare i tasti, ma non lo farò mai, mi sa. Perdono freschezza, va bene, questo lo sappiamo già dal 2. Puoi buttarlo, lo sappiamo già. Dice quanti ordini hai bisogno. Final Pig's Blood Cake has orders made in the... Ok. Questi sono per i controller. Quando superi 80 combo perfette, tutti saranno deliziosi per fin tanto che tieni la combo. Ah, e poi la combo dà un moltiplicatore di soldi. Ok, ottimo. Ok, c'è un upgrade che migliora sta roba qua. Quick add, press the key on button. Ok. Ah, F9 fa vedere cosa hai bisogno senza aprire una holding station. Se hai molti crumb coin, puoi comprare dei trinket per decorare il food truck. E lo sblocchi a livello 3. Va bene, tutta roba interessante. Pronti? Allora, abbiamo bisogno di muffins alla grande, paper line e cranberry. Ok. E quelli siamo a posto. Poi abbiamo bisogno di Gumbo, che sono H-E-O-U, abbiamo detto. Poi la fried toast French, e li spariamo. E abbiamo bisogno ancora di altro. Ancora dei Gumbo, quindi sono rosemary. Questo è bello ricco. H-E, celery, okra e onions. Poi, allora, qua è VCM, il 2 è un CL, easy. Ah, ok, adesso vedo le spunte blu, spunte verdi, CL, in alto a destra. Si somiglia comunque, vedi che ti mette MI puntato là in alto a destra quando ci stiamo avvicinando. Allora, spara via tutto quello che si può sparare via. Spara via tutto quello che si può sparare via. Spara via tutto quello che si può. Poi il 5 e 6 dobbiamo ancora. Allora, powder sugar, maple, butter, SMU. Spara tutto. SMU. Però ci sta scappando. SMU. 7 SMU. Ah no, questo lo devo. Non ne avevo abbastanza. 5. Facendo gli altri muffin, perché mi sa che serviranno. SMU 5 SMU. Allora, F2 facciamo dei French toast, che ne avremo bisogno, e muffin anche, paper e bran. Ha fatto giusto, spero, sì. Ah, kimchi, NP, poi 2 WCM, 3 KNP e il 4 è WCM, il 5 è un CL e siamo pronti. Sparameli sotto controllo. I muffin li teniamo poi per commentatore, quelli che avanzano. CL, 7 CL, quelli consegniamoli, quelli consegniamoli, allora quello lo devo. UM, no, SMU, ok. 3 SMU, 4 SMU, 5 SMU, via. 3 non ho più toast, 1 non ho più toast. We got this, chef.
devi aprire che si può. SM, no. 4. Non abbiamo muffin. No, l'ho servito male. Non abbiamo muffin. No, ho sbagliato uno. Ne ho sbagliato uno. Qui si stanno bruciando. SMU. 4 SMU. 5 SMU. Si vogliono tutti i muffin, ma ne vogliono ancora altri. E vogliono dei gumbo. R, T, S, H, E, C, O, N. SMU. Ma noi siamo 3. Abbiamo bisogno di altre robe di questi tipi. Ah, noi French toast, vabbè. Ok. SMU 3 SMU. Via. Mannaggia che ansia. Allora, muffin, paper e blueberry. F3, abbiamo bisogno di altri toast. Ma come, stiamo già arrivando? Come, siamo già lì? Porsche Vash. C'è altra roba che ci manca? Dei fried toast, sparane altri. Allora, 4 SMU, 6 SMU, 7 SMU, 4 SMU, 6 SMU. Andata? Ce n'è un altro? Cavolo, ce n'è un altro. Muffin, paper, cranberry. E ne abbiamo bisogno di altri muffin. Paper, cranberry. I toast il massimo li facciamo poi dopo. KNP 2 CL 3 KNP. Allora, ho poca zuppa però, mi sa. Sì, avrò bisogno di fare altra zuppa. Allora, altra zuppa veloce. T H E C O N. Allora, SMU 1 SMU 7 SMU. Allora, facciamo dei French toast qua, così quelli rimangono un attimo calmi. No, ci mancano di nuovo i muffin. SMU, SMU, 3 SMU, 4 SMU, 6. Ho finito di nuovo i muffin. I French toast. C'è altra roba che serve, no? SMU. SMU. Per un cavolo di errore. Mannaggia. Ne sono avanzati i muffin? Mi sa di sì, eh. Mi è rimasti un po' di muffin. Solo silver, però, mannaggia. Beh, quanti soldi abbiamo fatto? Perché zero di tutto? Ah no, 71 da 1 e 20 da... 23 da 3, 23 da 3 ne abbiamo fatti di soldi. 8 cc abbiamo fatto. Buono, buono 8 cc. No? Ne abbiamo spesi più o meno 8 per comprare sta roba qua. Perché abbiamo preso 2 da 1 e 1 da 3. No, 5 ne abbiamo spesi. Se saliti a livello 2, ci ha dato un altro unlock per il furgone. Ce la spariamo l'ultima? O proviamo a rifare questa? No, beh, questa la rifaccio poi dopo per conto mio. Questo è un barbecue, forse? Poi cosa abbiamo?
Easy Street, Simple Solid, Simply Solids. E questo è tutto chiuso. Nell'AI è anche chiuso, sì. Dai, proviamo questo, Easy Street 3 Point Menu. Allora, abbiamo qualcosa di già sbloccato, no? Dobbiamo spendere di nuovo dei soldi. Oatmeal non era difficile, se non sbaglio. Ma che era l'oatmeal? Ah, è nell'holding station. Però poi dopo lo servi direttamente, non hai bisogno di... Trovo anche gradevole la musica, comunque. Ah no, ok. E poi devi condirli in modo diverso. Cinnamon soltanto. Cinnamon soltanto. Cinnamon almonds. Possiamo provarlo, dai. Però gli altri non lo spariamo, sono tutti difficili. Mettiamo i... uno che ha solo... che non ha bisogno per forza della holding station, tipo il falafel, mi piace. E... ne copriamo un altro da uno. Cosa sappiamo se mettere? Banana Foster lo metterei. Gli altri sono tutti abbastanza costosi. Allora, facciamo che qua mettiamo il... ne mettiamo un altro facile, magari nuovo. Tipo... questo. Sì, però... Blanc Mange. Com'è questo Blanc Mange? Vediamo un po'. Oh, C L S W M X. Ah, e poi li servi. Ci sta. Va bene. E quindi qua cosa mettiamo? Proverei qualcosa di nuovo. Questo sembra interessante. Dell'Ucraina. È un piatto nuovo anche. Vediamo un po' com'è. Allora, cabbage, beets, bay leaf, garlic, tomato pst. Ok, non è la cosa più semplice del mondo. Celery è con la E e tomato è con la T. C, P, L, G. Ok, possiamo provare. Non sono banali. Però dai, proviamo, proviamo. Chi non risica, non risica. No, mi hai chiesto dei biscotti, l'ho visto adesso. Aspetta. Torniamo indietro, mettiamo i biscotti. Dov'è, dov'è, dov'è? Easy Street. Vai. Qua mettiamo i biscotti. Vado per i biscotti. Practice, vediamo com'è che erano i biscotti. Sugar e basta. Sugar e basta. Oatmeal. Sono anche più facili. Io che volevo complicarmi la vita. Chocolate chip, eccolo c'è. Peanut butter e con... va bene, dai. Vado per i biscotti. Purchase e... ok. Perché vengono dalla Persia i biscotti, davvero? Ok. Vada. Intanto sembra che lo streaming sia stato costante senza aver laggato. Possibile. Hello, chef. Good luck today. Hello. Siamo pronti? Mi piace anche sta roba che ci fa l'ansia. Allora, mettiamo dell'altro oatmeal.
questo bisogna per forza della loading station. E qui il blanc manger CLSWM, e poi mescoliamo tutto. A biscotti per il nostro caro commentatore video. Sugar. Oh, in F4 abbiamo bisogno di qualcosa. Falafel. Ne mancano. Ah, ancora mancano dei blanc manger. LSWM. USDR, 4 USDR. Fortuna che l'altro l'abbiamo messo in opzionale di holding station, perché se no non avevamo abbastanza. Aspera tutti, quei 6 dobbiamo mettere cinnamon e almonds. Allora, falafel, Dunkin' Cook, 3 falafel, Dunkin' Cook, 7 falafel, Dunkin' Cook, 6 falafel, Dunkin' Cook. 4 vuole cinnamon e almond, questo vuole cinnamon e almond, 4 vuole cinnamon e cranberry, 5 vuole cinnamon e basta, 3 FD, 4 FD, 5 FD, 7 FD, 1 cinnamon e basta. 2 vuole cinnamon e cranberry, l'1 vuole cinnamon e almond, ma ho il 6 ancora in cinnamon e almond. Servi per piacere? Servi per piacere? 5 falafel, 6 ancora falafel, l'1 cinnamon e cranberry, il 2 cinnamon e cranberry, il 4 cinnamon e cranberry. Sparo dentro un hotmail perché se mi servirà per il prossimo. Infatti, un altro hotmail. E poi, ma vedo quanti blanc manger vogliono. CLS. No. Ho sbagliato. CLSWMX. Peanut butter. Dark chocolate. 4 vuole un dark chocolate, 5 vuole sugar, 6 USBR, 7 USBR. No, il blanco mangio devo rifarlo. No, serve quello che c'è, serve quello che c'è. Questo devo metterlo a farsi, questo devo metterlo a farsi e il 7 devo metterlo a farsi. Poi cinnamon e almond, 3 cinnamon e basta, il 5 cinnamon e almond, il 6 cinnamon e almond, il 2 cinnamon, il 3 falafel da friggere, 4 falafel da friggere. Abbiamo bisogno ancora dei blanc manger, quindi CLSWMX. Cinnamon e cranberry, 2 falafel che metto a cuocere, cinnamon, falafel, 6 falafel, 3 falafel, 4 cinnamon e cranberry. Scusa un attimo, ho bisogno di altre roba qua. Ottimo, forse. Allora, 2, 5 cinnamon e almond, 7 cinnamon e almond, falafel, cinnamon e basta, 2 falafel, cinnamon e almond, 3 falafel, cinnamon e almond, 5. Non ho le holding station di Blanc Manger CLSWMX. Ma già l'ho salvato il pelo quello. Non lo dico più blanc manger, porca miseria, CLSWMX. E di così mi servono altri di falafel. Mettiamo giù a farsi.
Così quelli dovrebbero stare tranquilli. Ok. E l'ultimo giro ne abbiamo ancora uno. No, a posto. È andato? No, non è andato un Kaiser. Allora, F1 lo dobbiamo cancellare. Facciamo un altro Hotmill e F3 facciamo un altro Blancmange. No, facciamo un falafel. Perché avere tutti quei falafel da fare è un casino. USBR 3 tesovogliono peanut butter. Dobbiamo tutti peanut butter. 4 sugar. Ok, appena detto che voglio tutti uno, ne fanno un altro. USBR e 6 USBR e 7 tesovogliono peanut butter. Oh, cinnamon e cranberry. Holding station, di cosa abbiamo bisogno? Di Blancmange, CLS, WM e X. No, abbiamo già finito i falafel. No, 2 cinnamon e cranberry, 3 sono cinnamon, 5 cinnamon, 6 cinnamon, 7 falafel, 2 falafel, 3 falafel, 5 falafel, 6 falafel. Dai, perché non ho più falafel? 4 falafel, 5 falafel, 7 falafel. Quanti cavolo di falafel mi hanno ordinato? Cinnamon e cranberry. E se abbiamo cinnamon e almond? Abbiamo già scalato la difficoltà abbastanza, comunque. Mettiamo dei falafel qua. Nel dubbio, così quando arrivano glieli spariamo. Cinnamon e cranberry. Ah no, a posto. Era l'ultimo, vero? Ce l'abbiamo fatta! Cibo del giorno falafel. Managgia, grandissimi. Ma neanche mi ha dato un achievement per aver fatto questa prodezza incredibile. Ah ok, però la tizia mi dice that's incredible. Grazie, grazie. Siamo a livello 3! Grandissimi! E abbiamo fatto 14 CC! Sono una vagonata di soldi! Adesso vediamo quanto costano gli upgrade del tizio. Wow. Guardate quanti ordini che abbiamo fatto! 40 ordini di livello 2, 82 di livello 0, 19 di livello 1. Ma bravissimi! Grandioso! E abbiamo preso una medaglia d'oro strasudata questa. Ok, adesso ci dice, puoi decorare, allora andiamo a vedere la decorazione e poi ci salutiamo magari. Tra l'altro sono 387 livelli in totale, è una roba pazzesca, non lo finiamo mai. Customize track. Ah, ok, adesso mi ha detto un achievement, ok. Ma è l'unico achievement che mi hai dato? Sì. Explore the customize track menu. Cioè, ho fatto tutta sta roba e mi ha detto. Allora, cos'è che abbiamo? Ma servono a qualcosa queste robe? Trinkets for sale, trinket in inventory. Screenshot mode. Questi cosa sono? Ah, posso mettere delle robe estetiche in giro. Ah, questa era la foto del ristorante, Chef University, ok. Iron Pile, Max Wieners, Tarragon Rubble. No, questo è carino, dai, è un pezzo della Terragon Tower. Ma questi cosa... Ma questi impattano qualcosa o... No, è tutta roba estetica. Cioè, scusi, prendo Head Chef e spendo tutti questi soldi. No, voglio provare prima con una roba che costa poco, tipo... No, infatti no. È tutta roba estetica.
Quindi no, non le voglio. Più che altro perché adesso ci servono i soldi per comprare i cibi, non voglio spenderli per la roba estetica, decorativa. Ah, ok, questo semplicemente fa vedere e fotografare. Edit. Questo possiamo spostarlo. Select trinket, ok. Mettiamolo qua. Sì, va bene. Done. Ok, upgrade track però dobbiamo essere a livello 5. Quindi per sto giro no, perché siamo ancora a livello 3. Niente, direi che per questa sera è tutto. Se volete ci possiamo ribeccare. Questo video probabilmente lo caricherò, lo terrò caricato. Se volete ci possiamo ribeccare prossimamente, fatemi sapere se vi interessa vedere delle altre puntate di Cook Serve Delicious prossimamente. Non è detto che io riesca a trattenermi dal continuarlo per conto mio. Però comunque, come abbiamo visto, è abbastanza libero. Nel senso che ha livelli, ma non è a livelli. Ha una progressione, ma non ha una progressione. Mi piace molto come l'abbiano unito le cose. Cioè, davvero sono dell'idea che abbiano preso davvero il meglio dell'uno e il meglio del due. Perché il due era molto più bello da alcuni punti di vista, ma per altri mi aveva molto deluso. Tipo il fatto che non ci fosse la progressione. Perché la progressione mi è molto mancata nel due. È vero che miglioravi le tue abilità e ti rendevi conto di riuscire a fare dei livelli più difficili. Per cui era un tuo progresso personale. Però andavi semplicemente avanti e non è che ci fosse effettivamente un progresso. Poi potevi scegliere là il livello che volevi, dovevi fare tutto a livello oro, però non è che fosse tutta sta gran cosa. Questo invece hai il tuo track, quindi è il tuo ristorante, vai in giro, compri dei cibi, potenzi il tuo track. E migliori anche tu e arrivi appunto a dei livelli più alti di cibo. Però allo stesso tempo puoi gestirtela come vuoi. Perché ci saranno dei momenti in cui ti chiederà più stelle, più roba difficile. Però se lo metti easy per fare medaglia d'argento è super tranquillo, cioè è fattibile, puoi fartelo con la modalità relax. Sono rimasto molto contento, davvero. Dovrò dirlo a Xenon che il regalo è stato molto apprezzato. E niente, vi saluto, vi auguro una buona serata, grazie per essere rimasti con me fino a questo momento. E ci vediamo prossimamente. Ciao a tutti.